Scusate un attimo, se facciamo due o tre interventi, poi le risposte, secondo me, perché diventa lunghissimo ogni intervento. Allora, facciamo qualche altra domanda. Cominciamo da lui. Velocissimo, sintetico, ma valasso. Allora, nell'ambito dell'anno di Parma, città europea dello sport, è stato partito l'anno scorso anche un progetto di formazione di operatori sul defibrillatore. La Polisportiva COP, la Federazione Calcio, in collaborazione con la Croce Rossa, forma con 70 operatori. In questa sala ce ne sono 3, sottoscritto da altri 2. Manca il defibrillatore, come mancano molti impianti della città. Tutto qui. Chi è che vuole fare una domanda? Dopo io. Guardico, Parnoto, gestiamo qua l'impianto qua vicino di Moneta. Siamo una società di nuoto che operiamo sul settore e anche in altre province. Io non è che ho cosa da dire, ho una richiesta da parte della nostra società, che ho sentito esprimere anche da voi questo problema. Noi facciamo attività sportive, dai più piccoli ai più grandi. Ce la sponsorizziamo perché sponsor non ce l'abbiamo, li sponsorizziamo naturalmente con l'attività che facciamo in piscina e con l'attività estiva. Abbiamo costruito questa piscina, un project, con il comune. Noi ci troviamo veramente in difficoltà quando non arrivano i fondi per pagare questi mutui che noi abbiamo contratto, perché i ritardi aumentano sempre di più e chiaramente noi abbiamo i creditori che bussano alla porta. E gli interessi sui debiti nessuno ce l'ha distribuito. Ora noi questa attività ci costa la bellezza di 100.000 euro di perdita all'anno, ma la riusciamo a mantenere? Certamente dovete capire che l'attività sportiva, se va ottenuta a questi livelli, dai più piccoli ai più grandi, e bisogna farlo, occorrono soldi, ma se vengono a mancare da altra parte, per ritardi dovuti all'amministrazione in questo caso, chiaramente il primo settore che verrà a risentirne è l'attività sportiva, non possono essere altre attività, perché comunque dipendenti, consumi, vorrei portare qualche bolletta della luce, del gas e dell'acqua qua, quando si dice che le attività sportive devono essere gratuite, poi pensateci, insomma, grazie. No, adesso facciamo rispondere, sono già 3 domande. Io dicevo questo, sono 3 domande che se sono argomenti che possiamo passare. Siamo le domande che così poi. Io mi riaggancio a tavola. Ma se facciamo tutto. Mi riaggancio. Innanzitutto non sono assolutamente d'accordo con quello che qualcuno ha detto, che gli impianti sportivi a Parma ci sono. Mancano i campi da calcio, mancano le palestre, mancano le piscine e non c'è, la gente è in coda d'attesa oltre a spendere notevolmente per l'attività sportiva, sto parlando della singola famiglia. E io poi come rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, che sarebbe il CIP Sport per Disabili, ho dei problemi notevoli a far fare attività ai miei ragazzi. Molto spesso siamo costretti a cambiare attività perché c'è la società sportiva non attrezzata o ci sono gli impianti in una norma, perché è inutile dire, sono stati fatti gli impianti, ma gli ultimi impianti a parole avevano la disabilità, a fatti no, perché o c'è il gradino o c'è la piscina dove il disabile auto per accessibilità non significa avere il montacarichi che porta su dove bisogna chiamare l'operatore. Ho una carissima amica che è disabile, non ha le gambe, lei non può andare in piscina, poteva andare in piscina perché non vuole farsi aiutare, dice io voglio andarci autonomamente. Questa è crescita culturale e mettere la norma dopo costa l'ira di Dio. Allora, a fatti, quando si costruisce qualcosa, quando si rimette a norma, costa molto meno. Ci vuole l'intelligenza, ma il comune, e questa scusate è un'accusa che faccio, negli ultimi anni ha fatto degli impianti nuovi, non ha chiesto aiuto al CONI, non ha chiesto aiuto al CIP, non ha chiesto aiuto a nessuno e ha fatto, come diceva Roberto poco fa, delle gaffe mostruose. Quindi io posso soltanto chiedere a chi diventerà sindaco che dia un occhio di riguardo, che non vuol dire a noi come CONI in particolare, al CIP in particolare, ma
mentalità un pochettino diversa, un pochettino più europea, più intelligente nel fare le cose e vedere le cose non sull'oggi, risparmio 5.000 euro per poi spenderne 15.000, parlo di cifre molto più alte ma non sono addentro quindi non so quanto si spende, per poi spenderne 15.000 e non dare il servizio che poi effettivamente serve. Poi non scendo nel particolare perché c'è di casi, purtroppo ce ne sono tanti e svariati. E chiedo quindi a chi lo faccia che tenga presente queste cose, senza dire togliamo il campo di calcio, togliamo il campo di rugby, ci vuole l'uno e ci vuole l'altro. Grazie, buongiorno ai candidati sindaci, buongiorno a noi sportivi. Due riflessioni veloci. Parlando di sport dobbiamo parlare di sistema sport. E quindi vale per tutte le dinamiche amministrativo-politiche, lo sport non è diverso dagli altri, ma questo è di cultura. Quindi non sono d'accordo su quanto il candidato sindaco Baldi diceva prima, il comune si deve occupare dell'impiantistica e magari qualche contributo, no, non è questo lo spirito di un ente locale che gestisse il sistema sport, lo gestisse insieme all'associazionismo sportivo, ne definisse con lui strategie e ne sviluppa le prospettive. La seconda riflessione è un auspicio alla prossima amministrazione comunale di deliberare quanto prima il sostegno ai CONI provinciali di base, perché il vero ganglio dello sport di base sono i comitati provinciali al CONI. Senza di questo è inutile che ci illudiamo che noi associazionismo sportivo possiamo andare avanti rivolgendoci con un fiduciario al regionale. È assurdo. Grazie. Io ho un'attività molto minore del CONI perché riguarda solo sport disabili, sono da sola e sono un delegato, non riesco a fare neanche una centesima di parte di quello che devo fare. Posso immaginare come possa un delegato del CONI portare avanti un'attività che è decisamente 20.000 volte superiore alla mia. Sarà brevissimo, sì, mi alzo in piedi se no non mi vede nessuno. Sono già in piedi. Volevo solo dire due cose. Sì, sono d'accordo sul discorso Cogli perché è impensabile che la regione possa arrivare a gestire delle cose già c'è da fare a livello di provincia. Sono d'accordo con Ghiretti quando si dice un attimo d'attenzione prima di buttare a mare il paleventi, perché viene a farci i conti bene, perché il palazzetto che c'è adesso, a parte che è veramente freddo, lo strutturato probabilmente costa molto. Io faccio baseball, non ce l'ho col calcio, non ce l'ho per me, mi piacciono tutti, però gli impianti sono per tutti. E un'altra cosa, mi sono posto il problema del defibrillatore un po' di tempo fa. Io credo che il problema più importante non sia tanto acquistarlo, perché molte città riuscirebbero ad acquistarlo, però ci vuole chi lo usa. Quindi, se riusciamo a mettere in piedi dei corsi per far sì che qualcuno impari, io delle mie città sicuramente l'ho fatto, ci rimando e vengo anch'io. Poi il defibrillatore in qualche modo qualcuno lo comprerà. Qualche città non costa un'esagerazione, l'importante è per avere persone che sanno usarlo, perché sennò cioè, è pericoloso. Grazie. Scusate un attimo, ma purtroppo è arrivata una brutta telefonata. Mi hanno appena comunicato che è deceduto un nostro candidato. Quindi scusate, ma io mi devo assolutamente assentarmi per vedere com'è la situazione. Scusate, consigliere provinciale. Scusate, ma penso sia abbastanza importante che io vada a vedere. Che lascia un po' perplesso, considerato che stiamo parlando di cose completamente diverse di vita, parlare di morte in questo momento. Comunque, lascio a parola, stavo a dire cosa.